Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati con il prepartita della quinta giornata di campionato Sassuolo-Juventus. Siamo tornati per commentare questa partita che speriamo ci regali grandi emozioni come la partita contro il Lazio. Speriamo di arrivare poi il giorno dopo la partita, domenica o lunedì, a commentare la partita contenti, felici e soddisfatti di un'altra vittoria. Non la gufiamo, ma speriamo in questo, perché la Juventus arriva da una gran partita contro il Lazio, vinta 3-1, mentre Sassuolo, come vedremo nell'analisi, non viene da una bella partita, una sconfitta contro Frosinone. E quindi dobbiamo surclassarli, dobbiamo dimostrare ancora una volta che la Juventus sta cambiando, si sta trasformando, e significherebbe vincere la quarta partita su 5, andare a 13 punti su 15 disponibili e avvicinarci sempre di più al primo posto dell'Inter. Quindi veramente possiamo dimostrare di aver cominciato una fase di trasformazione. E allora andiamo ad analizzare subito questa partita, cominciando da Socer. Cominciamo dalla Juventus. Andiamo ad analizzare le solite analisi che facciamo con la Socer, dove ci si può analizzare una piattaforma di analisi delle partite, delle classifiche, delle squadre. Come vedete in questa grafica che ormai conosciamo, la Juventus ha molti più gol della media. È strano, ma vero, quest'anno la Juventus ha fatto 9 gol, 3 contro l'Udinese, 1 col Bologna, 2 con l'Empoli e 3 con la Lazio. 9 gol in 4 partite, più di 2 partite, 2,25 partite più o meno in media. I tiri maggiori della media delle Serie A, ma neanche di troppo, perché i pochi tiri che abbiamo fatto in porta sono stati precisi, quindi tanti gol, ma neanche così un'esagerazione di tiri. Tiri non tantissimi, ma precisi, ed è questa una nuova novità rispetto all'anno scorso, dove magari facevamo gli stessi tiri, ma non erano così precisi. Quindi la precisione è cambiata anche quest'anno. E poi andiamo con il possesso nella fase offensiva avversaria. È nella media della Serie A perché l'anno scorso, quando andavamo sopra centrocampo avversario, nella metà campo offensiva, stavamo lì troppo a passeggiare, a fare giro palla e poi ce la facciamo perdere. Invece quest'anno, quando arriviamo lì, siamo decisi, due o tre tocchi, due o tre passaggi e siamo in porta. Ed è questo il metodo di gioco delle squadre che giocano bene. Il Napoli l'anno scorso in due passaggi arrivava in porta. Non c'è bisogno di un tiki-taka sfisiante. Con due tocchi si può arrivare in porta. Facile e semplice, di quello che l'evento sta facendo. Possesso nella media. Tiene un possesso per metà partita, poi magari lo lascia agli altri, ma anche come abbiamo visto con la Lazio, il possesso era per la maggior parte della Lazio 64, la Juventus soli 36, ma alla fine ci è sembrato che la Juventus avesse più possesso, perché quando ce l'aveva giocava più veloce e sembrava veramente dominare la partita. La Lazio, quando ce l'aveva, girava pallone lento e sembrava veramente che stesse solo essendo sottomessa, era sottomessa della Juventus. Mentre andando ad analizzare socialmente le statistiche del Sassuolo, queste sono: il Sassuolo che, come vedete dal quadratino blu, molto di meno della media della Serie A, infatti in classifica è negli abissi, quasi a rischio di zona di retrocessione. Si passa solo 4 partite, ma la Sassuolo non è abituata a star lì. È cominciata veramente male quest'anno, dove è stato un po' trascinato da Berardi e Scamacca, ma poi Scamacca anche infortunato, quindi adesso non stanno più riuscendo a trovare i risultati, anche come andremo a vedere dopo con l'ultima partita, non stanno andando bene. I gol più o meno sono nella media, perché se si va a guardare, comunque ha fatto 5 gol nelle prime due partite, è andata 0 gol, però nelle ultime due ha fatto 5 gol in due partite. E anche tiri nella media, quindi se hanno il pallino del gioco ti possono anche far male, perché anche, però sicuramente il possesso in fase offensiva, come vedete, peggio della media, vuol dire che sta lì troppo a pensare quando sono nella fase avversaria e comunque stanno lì un po' troppo a ragionare, a non essere incisivi. Mentre il possesso palla molto di meno della media della Serie A, perché il possesso palla non ce l'ha il Sassuolo, di solito soffre ed è sottomessa da altre squadre, per questo anche comunque i gol e i tiri nei due partiti ci stanno. Però da qui bisogna capire una cosa: la Juventus non può permettersi di lasciare in mano il pallino a Sassuolo, perché Sassuolo nelle partite che ha giocato e in cui ha perso e ha fatto male è perché non aveva il pallino di gioco in mano, come vedete dal possesso. Perché se gli lasciare il possesso in mano, allora possono essere anche loro pericolosi con i gol e i tiri, che come vedete sono nella media della serie. Mentre invece cosa non è nella media, ed è quello che penalizza tantissimo Sassuolo, sono i tiri che concede e i gol che concede, perché le difese ovviamente vacilla tantissimo. 4 gol solo con Frosinone, con la Juve rischi di prendere 6-7, se guardi un po' l'analisi. Perché il Sassuolo, se non li prendi subito in mano il pallino, come la Juve sa fare perfettamente ha fatto, rischi veramente di prenderne 3 in 20 minuti. Ed è quello che dobbiamo fare: aggredire la partita, in mezz'ora rischiamo già di essere sopra il 3-0.
e poi gestirla sì, ma non come con l'Udinese che ci siamo rinchiusi a giocare male. Ci chiudiamo e facciamo il contropiede, allora può arrivare anche 4-5-0. Palle lunghe tante, perché anche i cross, perché sono nella media comunque, perché quando magari non riesce a gestire il pallone, magari lanciano palle lunghe o cross. Non so, solo in difficoltà, che se lo aggredisci subito va in grande crisi, ma se li lasci in pallone del gioco può diventare sicuramente pericoloso. Quindi una partita facile che bisogna vincere assolutamente 3-4-0, ma che non deve essere assolutamente approcciata con un metodo di sottoanalisi, non dobbiamo assolutamente sottovalutarli, ma credo che con Max Allegri allenatore non ci rischia mai di sottovalutare la squadra contro, perché Allegri dice sempre ogni partita è difficile, quindi anche questa la definirà così in conferenza domani, e anche il suo giocatore nel spogliatoio. Anche se questa non è una partita difficile, ma bisogna essere interpretate bene, perché anche le partite più semplici, se interpretate male, possono diventare veramente una trappola. E quindi andiamo con le ultime partite, come veniamo noi e come vengono il Sassuolo, alla partita di dopodomani, di sabato. La Juventus, partita con la Lazio, l'abbiamo già analizzata nel post partita, 3-1, doppietta di Vlahovic, gol di Chiesa, 17 tiri nostri contro 16 della Lazio, 7 porta noi, 5 la Lazio, possesso molto di più della Lazio, 64-36, ma noi molto più cinici, tiri in porta normali, tiri abbastanza ma neanche di più della Lazio, solo uno in più, ma molto cinici e perfetti davanti alla porta. E quindi veramente una partita di cinicismo. Con Sassuolo credo che comunque andremo a fare più tiri e più gol, perché non credo che Sassuolo possa avere i nostri tiri uguali, e se avrà la stessa percentuale di tiri così come l'ha avuta la Lazio, significherà che ci siamo chiusi troppo dopo averli eliminati. Con il Sassuolo credo che avremo più tiri noi e spero anche molti più gol che temo. Mentre come arriva il Sassuolo dall'ultima giornata? Sassuolo ha giocato col Frosinone, in casa del Frosinone perso 4-2, era passato in vantaggio, era passato in vantaggio addirittura 2-0, poi è stata rimontata. Se comunque Sassuolo, se li fai tenere la partita come aveva fatto Frosinone, ti fa anche gol, 2 gol in 20 minuti. Poi però se li prendi in mano la partita è fatta. Sassuolo che aveva fatto 18 tiri con i 16 di Frosinone, 6 tiri in porta su 16 per Frosinone, 7 su 18 del Sassuolo. Che quindi comunque, se, ripeto ancora, al pallino del gioco in mano, può farti male. Quindi bisogna sicuramente prendere subito il pallino del gioco in mano, come abbiamo fatto con l'Udinese, come abbiamo fatto con la Lazio, nei primi 30 minuti, subito fare 2-3 gol. Poi sì che ci si può un attimo mettere un attimo più calmi, tranquilli, ma sempre sfruttando i contropiedi e non rintanandoci nella nostra area, perché poi può anche saltare fuori un gol che li mette morale. Quindi questa era l'analisi della partita tra Sassuolo e Juventus, che ci giocherà sabato, comunque in casa del Sassuolo al Mapei. Se dovessero subito prendere male la partita loro, si esalterebbero. Quindi dobbiamo subito farle bassare la cresta, subito umiliarli in 20-30 minuti, 2-3-0. Perché anche nella storia, negli eventi storici che hanno caratterizzato questa partita, mi ricordo io sono andato una volta allo stadio, al Mapei Stadium, a Sassuolo, nella stagione, quella dove la Juventus era partita malissimo e poi ha fatto la storica rimonta nel secondo anno di Max Allegri, nel 2016-2017, se non ricordo male, quegli anni lì erano quell'anno veramente leggendario dove la Juventus aveva fatto una gran rimonta. Era proprio finita a Sassuolo la crisi della Juventus, dopo quell'1-0 col gol di Sassone su punizione a Buffon. Poi da lì siamo rinati, lì le avevano lasciato in mano loro il pallino del gioco, mentre quella partita dove aveva fatto triplette, doppietti, Higuain, mi ricordo che avevamo vinto 4-5-0. Se con Sassuolo prende in mano il pallino del gioco, non solo quest'anno ma anche nella storia delle partite contro Sassuolo, allora è fatta. Ma se li lasci in mano il pallino del gioco loro, può diventare complicata. Quindi quello che dobbiamo fare è subito prendere noi mano il gioco, subito aggredire gli altri e andare subito a chiudere la partita, per poi sfruttare i contropiedi. La stessa partita che abbiamo fatto con la Lazio, e siamo sicuri che potremo fare un gran risultato bello tondo e continuare la nostra stessa positiva. E quindi ragazzi, questa era l'analisi di Sassuolo Juventus. Speriamo che ci possa portare un gran risultato e soprattutto grandi spunti da prendere per poi sfruttarli anche per la partita di martedì, perché la Juventus adesso giocherà ogni 3 giorni, da adesso, poi con Lecce, poi domenica prossima, il prossimo weekend, e poi ci sarà ancora la Champions, quindi dopo giocherà l'ultima partita col Torino per poi avere la seconda sosta nazionale prima della partita col Milan. E sarebbe interessante arrivare alla sosta lì, se non primi, comunque vicino all'Inter, per poi andare a giocarci la partita col Milan lì davanti e staccarla ancora di più. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo domani, adesso vediamo, con
ancora una volta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Se vi porto via domani faremo la reazione alla conferenza stampa di Max Allegri, se no andiamo direttamente a lunedì, o domani o dopodomani vi porto alla conferenza stampa di Allegri. Poi ci vedremo lunedì con l'analisi della partita tra Sassuolo e Juventus, sperando, ripeto, di assistere a una grandissima partita. Quindi ragazzi, ci vediamo domani o sabato prima della partita per analizzare le parole di Max Allegri e guardare anche le probabili formazioni. Oggi ancora le probabili formazioni e la mia formazione che farei ancora non è stata fatta, perché comunque mancano ancora 2 giorni e quindi bisogna ancora ragionarci. Quindi domani o dopodomani vi porto l'azione alla conferenza stampa di Allegri e alle probabili formazioni, più alla mia formazione che farei, che di solito metto nell'analisi partita, ma oggi era già venuto un video di 11 minuti, sarebbe venuto 20 minuti, e quindi per farlo un po' più leggero oggi vi porto solo questa analisi tattica, tecnica degli ultimi risultati, mentre poi domani e dopodomani vi porterò la reazione alla conferenza stampa di Max Allegri, che si farà domani, e poi la mia probabile formazione è quella che farei io. E quindi ragazzi, ci vediamo o domani o dopodomani prima della partita, e quindi ciao a tutti ragazzi, sempre Forza Juventus, ciao a tutti ragazzi.